Buongiorno Emilia Canonaco, prima edizione del nostro giornale. In apertura una delle tante vertenze che affliggono il mondo del lavoro nella nostra regione. I titoli e poi vi dirò di che cosa parleremo oggi in apertura. Vertice in prefettura per risolvere la questione Giseco. L'amministratore della società lancia l'ultimo messaggio: se i comuni non ci pagano saremo costretti a chiudere e a licenziare i lavoratori. Intanto l'impianto per la depurazione è fermo. Guccione, Tripodi, Giordano e Censore, consiglieri di opposizione, non sono affatto convinti che l'autostrada sarà completata nel 2013 e nel corso di una conferenza stampa hanno chiesto al presidente Scopilliti di intervenire presso il governo. Nel primo trimestre del 2012 cresce il lavoro precario in provincia di Cosenza e i contratti a tempo determinato salgono al 20%, diminuisce invece del 31% il tempo indeterminato. A trovare occupazione donne e giovani. E Cosenza è il luogo della Calabria dove il mercato immobiliare, nonostante la crisi, tiene. Nelle altre province, eccezione fatta per Catanzaro, la situazione è di grande difficoltà. Sono oltre 70.000 le firme raccolte dal Comitato contro il Porcellum voluto dal presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio. Questa legge elettorale, ha detto nel corso di una conferenza stampa, va assolutamente cassata. Presto raggiungeremo l'obiettivo delle 100.000 firme. Il lavoro subito in primo piano con la nostra attenzione puntata sulla vertenza Giseco, la società che nell'Interland Cosentino gestisce la depurazione di 19 comuni. Gli 80 dipendenti della Giseco lunedì scorso hanno proclamato lo sciopero. Di fatto gli impianti sono fermi, non percepiscono lo stipendio da 5 mesi e dal vertice che si è svolto ieri in prefettura purtroppo non sono arrivate buone notizie. L'amministratore di Giseco ha spiegato ufficialmente, diciamo così, le motivazioni del mancato pagamento dello stipendio, vale a dire la morosità dei comuni, e ha detto: se non cominceranno ad arrivare i soldi che ci spettano, noi andremo via dalla Calabria, licenzieremo tutti i nostri dipendenti. Sentiamo. Tutti dobbiamo fare le nostre considerazioni ed essere responsabili. C'è un'impossibilità di pagamento, un'incapacità economica a far fronte a un servizio quale quello della regione. Ci sono impossibilità di cassa, impossibilità finanziaria a far fronte. Quindi? E quindi di fronte a questa realtà noi ci dobbiamo lasciare. L'ingegnere Scambi è stato molto chiaro con il prefetto di Cosenza Cannizzaro. In queste condizioni Giseco non può continuare ad operare. Conti alla mano la proprietà della società che si occupa della gestione degli impianti di depurazione in 19 comuni del Cosentino a vita breve. 4 milioni il debito complessivo vantato dai comuni. Si tratta di quote non versate. I dipendenti sono senza stipendio da 5 mesi. L'impianto lavora a singhiozzo. L'impianto sta lavorando a fatica. Non funziona, e questo lo dobbiamo dire con molta sincerità, l'impianto non funziona per niente. I 140 chilometri di conduttura fognaria oggi non sono nelle condizioni di poter funzionare, anche perché le pompe di sollevamento non funzionano a pieno regime, e le conseguenze del caso le conosciamo tutti. Al tavolo della prefettura, società, consorzio, dipendenti e rappresentanti dei comuni, solo 5 municipi su 19 presenti. Tra questi Cosenza, il debitore maggiore, deve a Giseco oltre 2 milioni di euro. Abbiamo trovato una gestione precedente all'aggiunto Chiuto, perché l'appalto è di circa 2 anni fa. E abbiamo trovato una situazione, diciamo, disastrosa, allarmante, perché abbiamo trovato nessuna rata pagata in relazione alla depurazione. Il debito di Rende rappresenta il 20% circa del complessivo. I soldi ci sono, dice l'assessore, c'è solo un problema con la società che si occupava della riscossione. Noi abbiamo una società che ha acque potabili, che riscuote per noi questi soldi e non ce li versa. È vero che abbiamo un debito di poche centinaia di migliaia di euro, ma abbiamo un credito di quasi 2 milioni
che Acque Potabili ci dovrebbe accreditare, mi auguro, a breve, perché stiamo risolvendo la concessione con Acque Potabili. Quindi noi paradossalmente saremmo, diciamo, come comune, addirittura quasi inattivo rispetto al servizio. La riunione si conclude con un altro appuntamento. Tra 10 giorni in prefettura si troveranno Comune di Cosenza e Rende per studiare un piano di rientro ed evitare il fallimento di Giseco causa morosità dei municipi. Voltiamo decisamente pagina. Lo scorso 6 giugno il sopralluogo Top Secret nel tratto calabrese dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria del ministro per lo sviluppo economico Corrado Pastra, che dopo qualche ora commentò: sulla 3 ci metto la faccia, la completeremo sicuramente entro la fine del 2013. A fare spallucce per primi sono stati i sindacati, adesso interviene anche la politica. I consiglieri regionali d'opposizione, Carlo Guccione, Bruno Censore del PD, Giuseppe Giordano dell'Italia dei Valori e Pasquale Tripodi del gruppo misto, questa mattina hanno tenuto a Reggio Calabria una conferenza stampa congiunta. Stiamo vedendo le immagini, quella del 2013 come data entro la quale saranno completati i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 è una scadenza aleatoria, ha commentato Carlo Guccione. Come si fa a promettere ai calabresi che tra un anno saranno chiusi tutti i cantieri se occorrono 3 miliardi di euro per i 59 chilometri che devono ancora essere finanziati? Da Cosenza a Rogliano, passando per Altilia, il tratto Murano-Frascineto ed ancora gli svincoli di Pizzo Calabro, Sant'Onofrio, Cosenza Sud, Laureana di Borrello, Sant'Eufemia d'Aspromonte e Rende. I consiglieri regionali hanno annunciato la loro volontà in occasione della prossima seduta a Palazzo Campanella di chiedere un incontro urgente al Presidente del Consiglio Monti, al Ministro dello Sviluppo Economico Passera, al fine di ottenere il completo finanziamento dell'opera. Dal Presidente Scopelliti hanno annunciato ci saremmo aspettati un sussulto con Passera sul completamento della Salerno-Reggio Calabria e non l'alzata di scudi sul ponte dello Stretto, perché come ricorderete è di qualche giorno fa l'intervento del governatore Scopelliti che ha detto il ponte sullo Stretto è un'opera strategica che va assolutamente realizzata. E torniamo adesso ai temi legati al mondo del lavoro, cioè un report che fotografa la situazione in provincia di Cosenza: precariato aumentato del 20%, contratti a tempo indeterminato diminuiti del 31%. Il lavoro sempre più precario, ad accettare i contratti a tempo, in maggioranza donne. In provincia di Cosenza questa è la realtà occupazionale. Nel primo trimestre del 2012 si è registrato un meno del 31% di assunzioni a tempo indeterminato e un più 20% dei contratti a termine. I dati contenuti nel primo report redatto dalla provincia Abruzzo e dal Formez. Dalla ricerca emerge un fatto: i contratti iniziano e finiscono nei tempi stabiliti, non ci sono possibilità di proroghe. Un continuo turnover più diffuso in alcune zone della vasta provincia che comprende i 155 comuni. Nelle pagine dello studio ci sono altri elementi che aiutano a comprendere l'evoluzione del sistema occupazione. Ad esempio, i giovani dai 20 ai 25 anni sono stati quelli che nei primi 3 mesi del nuovo anno hanno trovato più risposte lavorative. In percentuale rispetto al 2011 si è fatto un balzo in avanti del 10%. Altra sorpresa positiva arriva dall'apprendistato concentrato soprattutto in città. 44% di avviamento al lavoro, manodopera in questo caso maschile. Dal report non solo l'istantanea della situazione occupazionale, ma anche la stipula di un protocollo d'intesa per lo scambio di dati tra l'ente provincia, le associazioni di categoria Confindustria, Confartigianato e sindacati, CGL, CISL, UIL, l'ufficio scolastico, la direzione territoriale del lavoro, l'ANCE e l'INAIL. L'idea è costruire la rete che metta in contatto domande ed offerta, aprendo le porte del lavoro a giovani e meno giovani.
E da questa fotografia relativa, come abbiamo sentito, alla situazione del mercato del lavoro in provincia di Cosenza, ad un'altra istantanea che questa volta riguarda il mercato immobiliare. La crisi nella nostra regione purtroppo ha messo in ginocchio anche uno dei settori tradizionalmente considerati pilastro dell'economia regionale, vale a dire l'edilizia. Eppure c'è una provincia, quella di Cosenza, dove in controtendenza rispetto al resto della regione le case comunque si continuano a vendere. Nonostante la crisi, è Cosenza la città calabrese dove il mercato immobiliare tiene. Dai dati dell'Agenzia del Territorio sull'andamento del settore residenziale nel secondo semestre 2011, infatti, mentre si evidenzia un forte calo della compravendita di case nei capoluoghi di provincia calabresi con un decremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2010, Cosenza si conferma la regina della classifica con un ritmo di crescita a due cifre, più 18,6%. Insomma, nella città dei Bruzzi le case continuano a vendersi. Tiene anche Catanzaro con un più 4,5%, mentre tra i capoluoghi spicca la vertiginosa caduta di Crotone con un meno 37%. Vibo contiene le perdite attestandosi a quota meno 13,4%. A perdere sul mercato dei capoluoghi è anche la città di Reggio Calabria con un meno 1,6%. Dai dati forniti dall'Agenzia del Territorio si evince inoltre un rilancio significativo dei comuni minori che toccano quota più 6,6% rispetto all'anno precedente e proprio i centri minori hanno espresso volumi di scambio circa 4 volte superiori a quelli registrati nello stesso periodo dai capoluoghi, permettendo così all'intero mercato regionale di evidenziare ritmi di crescita superiori al dato nazionale. In termini complessivi poi il principale mercato regionale continua a rimanere la provincia di Cosenza con un 44,8%. Questa dunque è la fotografia scattata dall'Agenzia del Territorio sulla situazione del mercato immobiliare, dove a parte Cosenza e Catanzaro si registra un sensibile calo nelle compravendite, situazione dovuta alla crisi, alla perdita e alla precarizzazione del lavoro, condizioni che di fatto rendono difficile e a volte impossibile ottenere un mutuo per comprare casa. Ci spostiamo adesso all'Università degli Studi della Calabria. La notizia è che il Consiglio d'amministrazione dell'Ateneo di Arcavacata ha deciso la privatizzazione della gestione dei servizi di residenzialità. Una delibera che viene fortemente criticata in modo congiunto dalle sigle sindacali che lamentano l'eccessiva fretta con la quale essa è stata emanata. Secondo il sindacato, in buona sostanza, si rischierebbe di smantellare uno dei principi cardini che nel corso degli ultimi decenni ha consentito a decine di migliaia di studenti appartenenti a famiglie economicamente non molto agiate di potersi comunque laureare. Marisa Falli. Uno dei punti di forza che ha conferito il carattere di campus all'Università della Calabria è la residenzialità, il cui emblema sono le famose mesonnette, primo nucleo di alloggi per studenti. Grazie a questo principio lungimirante e moderno dei padri fondatori è stato possibile a tanti ragazzi calabresi provenienti da famiglie poco abbienti iscriversi e laurearsi. Una sorta di rivoluzione culturale nella Calabria degli anni 70. E che l'Ateneo di Arcavacata debba assicurare i servizi di alloggio, mensa, attività sportive e culturali è sancito anche nella sua Costituzione. Ebbene oggi questo principio viene fortemente messo in discussione dalla recente decisione del Consiglio di amministrazione dell'Unical di cedere ai privati la gestione dei servizi residenziali. Una decisione che ha immediatamente allertato e mobilitato studenti e sindacati che la considerano un attacco ai valori fondativi dell'Ateneo. Alla base del no secco a tale ipotesi il fatto che la residenzialità e gli alloggi sono stati garantiti con risorse pubbliche. L'Unical è l'unico ateneo in Italia a poterlo fare grazie alla peculiarità dell'essere campus. Privatizzare il servizio vendendo, come sostengono molti, svendendo gli alloggi, partendo tra l'altro dagli immobili più nuovi, con ovvi vantaggi per i privati e lasciando invece quelli più obsoleti al centro residenziale, apre numerosi problemi, innanzitutto sul fronte delle garanzie per gli studenti, come cambierà la fruizione del servizio.
e poi su quello della collocazione del personale addetto. Verrà trasferito con gli immobili agli acquirenti oppure verrà parcheggiato negli uffici universitari, involtendo una schiera che è già abbastanza corposa? E per fare cosa? Insomma, sono tanti gli aspetti che non convincono e una decisione del genere, così importante secondo i sindacati, non poteva essere assunta da un consiglio di amministrazione in regime di prorogatio, con una composizione non piena, 8 componenti su 13. E poi, perché tanta fretta? Dall'impressione di un blitz. Da qui la richiesta di bloccare la delibera e indire entro 10 giorni un'assemblea di Ateneo su questo e sulle criticità che stanno emergendo dall'applicazione della riforma Gelmini. Siamo adesso alla politica, con un tema molto dibattuto nel corso degli ultimi mesi, vale a dire la riforma dell'attuale legge elettorale. Come avrete sentito, letto, il presidente dell'amministrazione provinciale di Cosenza, Mario Oliverio, ha promosso una raccolta firme arrivata a quota 70.000, l'obiettivo però è quello delle 100.000 firme. Il presidente Oliverio ha fatto il punto, sentiamo. Siamo a quota 70.000, un risultato raggiunto in sole 3 settimane, ma l'obiettivo della raccolta di firme della petizione popolare per la modifica dell'attuale legge elettorale è raggiungere le 100.000 firme. È soddisfatto Mario Oliverio, presidente della provincia di Cosenza, che ha promosso questa vera battaglia contro il porcellum o legge vergogna che dir si voglia, perché è una legge che non fa scegliere i candidati ai cittadini e i tempi stringono, bisogna arrivare a 100.000 firme prima delle ferie estive. Noi abbiamo bisogno di modificare questa legge elettorale perché le prossime elezioni, che a scadenza naturale sono previste per la prossima primavera, le prossime elezioni politiche, siano una occasione perché i cittadini possano eleggere lo schieramento sulla base dei programmi che propongono i partiti e gli schieramenti che si aggregano e possano eleggere i loro rappresentanti direttamente. Possono avere la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati alla Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica. È importante perché questa iniziativa ha lo scopo di contribuire a rompere una incrostazione che oggi dà esclusivamente a gruppi ristretti, alle segreterie nazionali, il potere, la facoltà di scegliere i rappresentanti in Parlamento attraverso le liste bloccate. Abbiamo verificato in queste settimane quanto sia grande la sensibilità su questi temi, perché 70.000 firme in 3 settimane non sono cosa di poco conto. E basta solo offrire ai cittadini la possibilità di poter esprimere questo loro sentimento. Abbiamo verificato che laddove è stato costituito un punto di raccolta delle firme, i cittadini che si trovavano a passare da quel punto al 90% si fermavano e con soddisfazione appunto sottoscrivevano la nostra petizione. Quindi io sono fiducioso che questo scorcio di lavoro che appunto ci rimane per realizzare l'obiettivo delle 100.000 firme sarà sicuramente realizzato con risultati positivi. Apriamo adesso la pagina delle tante iniziative che, a partire dalla giornata odierna, questo solstizio d'estate caratterizzato da temperature che sfiorano i 40 gradi, andranno avanti appunto per tutta la stagione estiva. Partiamo da Cosenza, dove questa sera prende inizio ufficialmente il lungo fiume Boulevard. Prove generali per l'attesa inaugurazione di Lungofiume Boulevard. Da stasera, infatti, e per tutta l'estate, riapre lo scenario più incantato della città. L'instancabile e dinamica macchina organizzativa, composta da imprenditori, tecnici e fonici, è all'opera ormai da settimane e incessantemente per allestire i 40 locali disposti nel meraviglioso chilometro del Lungofiume alle pendici di un suggestivo centro storico. A partire dalla prima sera d'estate, le calde notti cosentine saranno animate da proposte culinarie, artistiche e musicali di alto livello, godibili magari sorseggiando un buon cocktail o degustando una buona pizza. Le cosentine troveranno un'occasione di vivere questi stupendi scenari paesaggistici. Qui abbiamo il fiume, abbiamo
la Villa Vecchia nel centro storico, quindi con un unicum che comprende le più belle espressioni d'arte e di architettura insieme a quelle, diciamo, naturali. Quindi dei pezzi di città che sono comunque belli ma che non erano vissuti. Ecco. I cittadini troveranno il modo di stare insieme, vivere, dialogare quasi con questi pezzi di città, utilizzare anche gli spazi, i luoghi con contenuti culturali attraverso gli eventi. E tutto questo io credo che valorizzerà molto l'intera città, l'intera area urbana. Devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, è un ringraziamento veramente con il cuore, soprattutto gli operai delle cooperative, perché abbiamo fatto dei lavori in economia comune, loro si sono prestati con la loro competenza e professionalità, devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale, quindi li ringrazio veramente, così come tutti i tecnici che hanno qui prestato la loro opera. Poi vorrei ringraziare anche la polizia urbana, il comandante Scaramuzzo, gli agenti che si stanno in questi mesi prodigando per tutte le manifestazioni, tutti gli eventi, e stanno dando il loro contributo fattivo anche in orari extra lavorativi e soprattutto la loro presenza molto importante e tranquillizzante per i cittadini. Per rendere ancora più magica e suggestiva l'atmosfera, sono state posizionate lungo tutto il fiume le spettacolari luci d'autore, grandi cerchi colorati che creano riflessi fiabeschi e surreali. E da Cosenza ritorniamo all'Università degli Studi della Calabria, perché anche l'Ateneo di Arcavacata ha pensato alle sue notti bianche. Cominciano ufficialmente questa sera, 21 giugno, andranno avanti domani e dopodomani. Questa è la brochure di questa prima edizione delle notti bianche, non so se riuscite a vederlo, ma il programma è veramente variegato. E la cosa interessante è che queste notti bianche coinvolgeranno l'intero Ateneo di Arcavacata. Nostra compagnia, lo ringraziamo per essere tornato a trovarci, Francesco Kostner, che è responsabile delle relazioni esterne dell'Unica. La stava commentando che voi però all'università i cerchi colorati non ce li avete. No, non ce l'abbiamo, no. Allora, dottor Kostner, possiamo menzionare alcune delle iniziative più importanti, visto che farlo con tutte sarebbe impossibile? Sì, cominciamo stasera, come dicevi tu, abbiamo una serie di appuntamenti molto interessanti, avremo ospite il principe degli autori italiani, Giulio Rapetti Mogol, avremo anche una bellissima sfilata di gioielli di Gerardo Sacco dedicati al solstizio d'estate, e poi musica, cinema, teatro, sport, la possibilità di visitare i laboratori di fisica, chimica, meccanica, cioè la possibilità, l'opportunità di conoscere da vicino il nostro Ateneo, che fa tante cose importanti e che spesso magari non riescono ad arrivare direttamente sul territorio. È vero che non ci sono manifestazioni simili nel resto d'Italia, negli altri Atenei italiani? A livello universitario, così come l'abbiamo concepita, no. E naturalmente questa è la prima esperienza, è il primo anno, sperate che possa andare bene per poi continuare? Quello sì, siamo, diciamo, molto fiduciosi di poter avere un buon risultato già quest'anno e ovviamente di poter continuare nei prossimi anni. Volevo ricordare anche che i tanti studenti, docenti, gli amici che verranno a trovarci questa sera avranno la possibilità di seguire anche i quarti di finale degli europei. Abbiamo allestito un megaschermo nello spazio antistante l'Aula Magna e quindi ci sarà anche questa opportunità di stare vicino al calcio, allo sport, e di aggiungere questo tassello alla serie di appuntamenti e di eventi che sono stati programmati. Ecco, lei faceva riferimento alla presentazione di importanti volumi e mi consenta un attimo di parlare del nostro direttore, perché in programma per domani sera alle 20 c'è la presentazione di un'inchiesta molto importante, un libro che si chiama Codice Rosso, la sanità tra esperti di politica e 'ndrangheta, un libro scritto proprio dal nostro direttore Attilio Sabato insieme con il caposervizi di Gazzetta del Sud Arcangelo Badolati. Appuntamento per le 20. Dove, dottor Kostner? Allo University Club, che è una delle sale
individuate per ospitare questi eventi. Lo sottolineo. Ci sarà la parlamentare di FLI Angela Napoli, sì. Paolo Bruni, che vi ricordo essere magistrato, e la DDA di Catanzaro, poi Ercole Parini, che è docente del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell'Unica, lei Filippo Beltri, che è caporedattore ANSA Calabria, stava dicendo. Assolutamente, sottolineo anche io l'importanza di questo evento, al quale però aggiungo anche altri volumi, certo, che saranno presentati, e poi vorrei ricordare che sabato avremo il piacere di ospitare anche Giulio Giorello, che è uno dei più grandi filosofi contemporanei, insieme ad Edoardo Boncinelli, che è un genetista di fama internazionale, che saranno intervistati dal nostro Nuccio Ordine, dal professor Nuccio Ordine, su un tema di grandissima attualità e di grande interesse. Però purtroppo dobbiamo dare una notizia, perché c'è un appuntamento programmato per stasera che è saltato, vero? La presentazione. Purtroppo sì. Il dottor Prestipino ci ha comunicato l'impossibilità di essere con noi questa sera ad Arca Vagata, però ecco, è un appuntamento, una presentazione che rimandiamo soltanto di poco. Speriamo di averlo con noi già nelle prossime settimane. E grazie allora al dottor Francesco Costner, responsabile delle relazioni esterne dell'Università degli Studi della Calabria. Questa sera sulla nostra rete alle 23 andrà in onda In viaggio con i lupi, uno speciale del collega Gianluca Pasqua dedicato al viaggio che tifosi, anche parenti dei giocatori della Cosenza, hanno affrontato da Cosenza fino ad Arezzo in occasione della finale playoff tra i lupi e la squadra della San Donà Jesu, una partita che naturalmente abbiamo vinto. Quindi appuntamento questa sera alle 23, un brevissimo passaggio, una clip di questo speciale montato da Rodolfo Magliotti. I lupi, quelli veri, sono già ad Arezzo. Per i tifosi e per la nostra troupe inizia da qui, da Piazza Bilotti, il viaggio verso Arezzo, verso la finale dei playoff. Il cammino nei playoff del Cosenza è giunto alla tappa finale. Il sofferto successo contro il Sant'Antonio Abate nella gara di Matera è valso il biglietto per la finale. Un'altra sfida per i lupi e un altro viaggio per i tifosi. Centinaia di persone si muovono verso Arezzo, da Cosenza e da altre città d'Italia. Ci siamo anche noi sul pullman organizzato da Luigi Virgillo. Sui sedili del bus bianco, semplici tifosi, familiari di calciatori e il clan del Mister Napoli. La prima intervista è per Maria Urso, la moglie di Tommaso, insieme dai tempi della scuola a Licata. Seguito Tommaso nelle sue avventure calcistiche? Sì, da 24 anni a questa parte, sì. Com'è Tommaso Napoli? Detto da me potrebbe sembrare di parte, è una persona meravigliosa. Carica a 1000 giocatori, e in famiglia com'è? È lo stesso, un motivatore, è sempre positivo, soprattutto, è sempre positivo. Vi sentirete prima della partita? Sì. A lei la dice la formazione? No. La sento pure io dall'altoparlante, sì. Domani anche la vi sentirete, cosa gli dirà? In bocca al lupo, come sempre. Appuntamento dunque stasera alle 23, vi segnalo un altro evento in programma per domani, venerdì 22 giugno alle 15, al Tribunale di Cosenza presso la Biblioteca Michele Arnoni, un convegno dal tema "È solo questione di prova scientifica", modererà l'avvocato del Foro di Cosenza Massimiliano Coppa. Ci sarà anche in questa occasione Pierpaolo Bruni, sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, insieme con il professor Francesco Bruno, che è ordinario di pedagogia sociale all'Unical, poi il dottor Luca Chianelli, che è un criminalista e si fa appunto riferimento al Centro Investigazioni Scientifiche, ed ancora Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione, infine il tenente colonnello Sergio Schiavone, comandante del reparto Investigazioni Scientifiche, il RIS per intenderci, di Messina. Come sempre in chiusura di giornale, appuntamento con le previsioni del tempo.
Allora è davvero tutto, il resto non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per l'attenzione che ci avete manifestato, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo che l'informazione torna in diretta alle ore 17. Arrivederci più tardi.